ragazzi, sono il vostro The Death, bentornati nel mio canale. Ragazzi, come avete potuto notare, non mi trovo a casa mia, anzi sono a casa di Frank Lamperugio, mio caro amico. Ciao ragazzi, benvenuti allora in questo piccolo tour intervista. Tour mezzo Neo Geo, mezzo intervista. Ragazzi, oggi faremo una specie di, diciamo, nuova puntata che voglio portare sul mio canale, ovvero tentare di portare le collezioni dei miei amici ove possibile, e oggi vediamo quella di Frank, facciamo una chiacchierata, vediamo quella sua collezione e insomma sarà un video facile e divertente, state con noi. Vabbè, io volevo solo chiederti, roba molto semplice. Ah, è già partito? Sono già partito, sì. Sì. Quando hai iniziato a collezionare? Quando ho iniziato a giocare. Quindi? Quindi allora, il mio primo gioco, il mio primo videogioco è stato Parachute, il Game & Watch, era del 1981. Wow. Tanto indietro. Io non l'ho comprato nell'81 perché sono nato nell'81, però ero proprio un bambino, me lo regalarono. Non vivevo in Italia all'epoca, in Francia c'era. Infatti, da qui viene il tuo Lamperouge, che magari sì, mi no, si stanno chiedendo, ma che nome è strano, Frank Lamperouge, sì, perché sei un mezzo francese, sei un mezzo repro, lo sai che sono i francesi... E poi è stato il mio primo videogioco. Poi sotto casa avevo il... c'era un bar che aveva il cabinato di Kung Fu Master. Ah, è stato, il mio, è stato il mio primo amore videoludico. È stato proprio uno dei primi picchiaduro. Invece la prima console che mi regalarono, me la regalarono i miei zii, ed è stato il Master System, che però non ho fatto. Ho fatto poche partite, poi l'ho messo lì finché non è arrivato anche il NES. Mm-hmm. E poi non lo volevo, lo volevo tantissimo. E il Master System è stato lanciato via e da lì è iniziato anche più che altro il vero amore per i videogiochi, anche casalinghi, ecco, da giocare a casa oltre che andare a cercare di allungarmi sul cabinato di Kung Fu Master. Curioso che sei partito dal Game Watch. Io ad esempio sono partito dal Game Boy. Molti della nostra leva, 81-84, siamo lì. Sì. Molti sono partiti o col NES o col Game Boy. Prima dell'arrivo del NES andavo a casa di un mio amichetto che abita qua vicino a casa mia, e lui aveva già, io avevo il Master System ma non ci giocavo, lui aveva l'MSX. Ah, wow. E quindi mettevamo le cassettine, però l'MSX era già molto più giapponese rispetto era anche molto un poco comune che qualcuno avesse l'MSX. Lui, e quindi andavo a casa sua con queste cassettine infinite, perché c'era quello con il lettore a cassetta, musicassette di fatto, quindi aspettavamo le ore bevendo Yop, già all'epoca andavano Yop. E quindi non ho mai smesso, perché tanti sento che parlano di retro gaming, di collezione di retro games, così, però nella realtà io non sono uno che di giocare poi da lì in poi non ha mai smesso. Qualcosa chiaramente ho venduto, ricomprato, rirecuperato, cioè, come abbiamo fatto tutti. Poi tante cose, per esempio, l'ho venduto, non ho neanche mai più ricomprato. Comunque anche tu, come molti, insomma, è stata una serie di eventi, perché sei nato con queste console, poi sei diventato grande e hai deciso di appunto costruiti la tua collezione basandoti anche su cose che ti piacevano a te nel passato. Che mi piacevano nel passato. Appunto, mi hai detto Super Famicom, come vedi le spalle abbiamo Super Famicom, sì. Mega Drive, insomma le console che ti piacevano. Sono cose un po' che ho ottenuto, un po' che ho recuperato. Per esempio all'epoca, se torniamo indietro nel tempo, il Mega Drive io l'ho preso anche quello abbastanza tardi, perché giocavo più al Super Famicom, era uno che preferiva il Super Famicom all'epoca rispetto al Mega Drive. E poi invece ho recuperato un bel po' di giochi giapponesi che non si trovavano neanche in realtà. Mazza! Anche qua. Dietro. Vedi, sono tutte essi queste. Cioè, tu hai 10 Xbox, ma sono tutti seriali diversi? Sì, o... certo. Cioè, sia vecchi seriali che nuovi seriali. C'è quello verde, la vieta. Ah, ok, quello a noleggio? Sì. E quello arancione non ce l'hai? No, quello lì è palma. Wow. Belli però. Tutti completi sono. Sì, questi qua sì. Fantastico. Ma parliamo del tuo amico Shinkiro. Ovvero Toshiaki Mori. Volevo sapere come mai ti sei, al di là delle sue illustrazioni che sono bellissime, ma in realtà è quello. Come mai ti sei appassionato proprio a questa persona? Perché io so, ragazzi, se non lo sapete, Frank è l'amministratore del Neo Geo Club Italy. Tra l'altro poi vi lascio un link qui sotto in descrizione per andare a vedere il gruppo se volete iscrivervi. Sei l'amministratore, uno quindi degli amministratori, siamo in tre. Quindi giustamente ti conosco e so che sei molto appassionato. Sì, di Shinkiro ovviamente, perché di questo illustratore. Amando il Neo Geo, amo Shinkiro perché è il primo Neo Geo e tutte le illustrazioni di Shinkiro. Infatti mi ricordo che da bambino comprai quello che essere un console mania e c'era questa bellissima, e quella che mi è piaciuta di più dall'inizio era questa, l'illustrazione di Aomaru di Samurai Spirits 2. Ah sì, ok. La copertina. Mi ricordo che guardavo questo illustratore e pensavo, però mi piacciono più gli anime e i manga come stile. Lui era più realistico come carattere. Vero. Però erano quelle cose che
ricombattuto, ma dici sì, però è figo, mi piace. Infatti io ad esempio adoro tantissimo, a parte la sua copertina più storica, che secondo me è quella di KOF 98, dove sono tutti i personaggi, sì, quella un po' più conosciuta. Adoro tantissimo quella di Mutant Nation. Perché se tu stai a guardare il gioco rispetto a tutti quelli che c'erano, cioè per l'epoca in cui è uscito, la copertina secondo me è avanti, cioè sì, graficamente è al passo attuale, sì. Se tu la guardi sembra un'illustrazione fatta anche negli anni odierni, da talmente fatta bene, quindi ti è spiaciuto insomma che adesso stia a capo? Ma mi spiace per un motivo, perché non lo fa lavorare praticamente. Pochissime cose. Infatti, ha fatto quel chiederti poster. Se aveva ancora rifatto qualcosa per SNK, anche amatorialmente. Non ma materialmente no, però ha disegnato i personaggi SNK quando comparivano in qualche cosa della K. Anche il poster, quello ultimo che è uscito, una locandina di Street Fighter 5, l'ultima versione arcade. Type arcade? Sì. L'ha fatta lui, sì, quella lo so, mi ricordo che ho visto il Sakura post. Sakura di fronte, sì, in mezzo. Ho visto il post grosso, che hai fatto sul Club Italy. Allora Frank, qua c'hai un bellissimo, praticamente l'angolo. Qua se vuoi ti metti con... Cioè cos'è l'angolo del Neo Geo World? È la Mecca. La Mecca. Ti metti, ti puoi pregare. No? Ah, perfetto. No, allora, questo angolo nasce che quando mi sono trasferito in questa casa, avevo tutta sta roba qua che non sapevo dove cazzo metterlo. Ho detto iniziamo ad appoggiarla qua e poi diventa l'angolo. E poi si è moltiplicata da sola. Sì, in realtà questo qua è un angolo... Questo ragazzo moltiplica pani e pesci, ma in... No, è un angolo, cioè, che è misto di roba vecchia e roba nuova. Quindi tutte MVS con gli shock box, si chiamano? Sono quelli che fa un ragazzo. Meishiranui, perché è immancabile la chiama Neo Geo. Il Mini. È un mix appunto di roba vecchia, roba nuova. Il cappello, ce l'ho anch'io, ma il mio è diverso, sai? Sarà bellino. Il mio è tutto rosso qua, non ha questa fascia bianca. Ce l'ho anch'io, uno di quelli più vecchi. Tutti Poi Athena. Queste sono guide, no? Dei giochi. Alcune sono guide, alcune sono libretti di cosa. Guarda, questo pocket. Tu hai la versione con gli occhi chiusi. E l'ho comprata da YouTube all'epoca. Questo cos'è? Una S da battaglia? È una S da battaglia, sì. È così, non è speciale. Questa è una particolarità. Cioè che viene dal Giappone e aveva qualcosa di strano. Allora poi l'ho aperta e aveva già di suo... Quindi messa... ripari? No, l'ho aperta perché c'era il BIOS, non era normale, non era come tutte le altre console, ma era un BIOS che non avevo mai visto. Allora ho aperto e aveva già di suo il socket e aveva il BIOS dei programmatori. Ma dai! Sì. Quindi puoi entrare anche, vedi anche tutte le palette dei colori, dei giochi. Ecco, parlando di Capcom SNK, sai che spesso anche nel gruppo c'è la solita diatriba, no? Sì. Tra Capcom e SNK, ma nello specifico, secondo te, se gente come ad esempio Nishiaki, che è quello... Nishiyama, ecco, già corretto, che deriva da... da capo. Lui arrivava da Irem prima di tutto. Lui da Irem all'inizio. Lui era l'autore di Kung Fu Master. Proprio. Esatto. Ma secondo te, se questo personaggio non avesse lavorato a SNK, i titoli come Art of Fighting o Fatal Fury sarebbero stati secondo te quelli che abbiamo visto lo stesso oggi o diversi? Sarebbero potuti uscire da capo. No, sarebbero stati... No. Cioè, tu pensi che se lui fosse rimasto in Capcom... No, quello che volevo dire è, al di là di... Se non ci fossero queste figure che hanno creato questi giochi, secondo te questi giochi sarebbero esistiti così come li vediamo adesso? Assolutamente. Quindi, in parte, SNK tecnicamente è una specie di braccio di Capcom. Se la vuoi buttare così, o di Irem, ancora se vuoi andare indietro. Di sicuro tanto. È sbagliato pensare che... No, sai cos'è? È che c'erano queste due aziende che erano tutte e due di Osaka. Si passavano dipendenti e anche c'era una bella intervista, non ricordo esattamente di chi, ma che raccontava questa cosa qua, che diceva c'era questa sfida tra Capcom e SNK, che però era una cosa più da appassionati, perché fra noi quando andavamo in vacanza, spesso i dipendenti di SNK andavano in vacanza con quelli di Capcom. Sì. Però mi sono sempre chiesto se era tecnicamente, diciamo, sbagliato pensare una cosa simile. Ma bisogna pensare a SNK come azienda... Se stante esattamente come capo, chiaramente c'era un passaggio di dipendenti ed è stato anche che appunto sfiga Capcom in realtà, perché uno che ha creato tante saghe importanti come appunto Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters, ma è stato uno degli elementi anche principali dietro a Metal Slug. L'idea stessa con cui fece il boom economico SNK fu quella del multislot, delle basi multislot, quindi fare una base stile console
che addirittura leggeva più cartucce, quindi 4 in una volta, 6 in una volta. E che fosse identica nella versione casalinga. Non era da poco, eh. Non solo, non era da poco. Ma te in poco spazio avevi 4 o 6 giochi, o 2, eccetera. Quell'idea lì è un'idea di Nishiyama, sì, in realtà. Sì, sì. Ah, pure in doppia fila hai messo. Tutto in doppia fila, forza, sì. Se no non ci sta. Pau. Ah, quindi fai anche americane? No, queste qua sono palle. Ah no, sono quelle di sono Limited Run Games. Queste qua sotto sono tutte Limited Run. Queste sì, qua sono tutti doppioni sotto. Ah, e anche doppioni? Sì, sono tutte doppie queste sotto. Ma per così? Per quelli che mi piacciono di più li compro doppie. Ah. Sono messi in realtà, quelli che ci sono messi in ordine cronologico. Sengoku 2001, bello. Prima volta che lo vedo originale in mano. Questo è un grandissimo beat'em up a scorrimento, sì, graficamente incredibile. Vabbè, poi hai gli Slug, l'X, è solo l'X? No, no, è che sono in ordine. Hai anche l'1 e il 2? L'hai comprato da Mandarake? Sì, veniva da Mandarake. Ma dai! No, ma aspetta, il pezzo forte. Qual è il pezzo forte? Ne hai mille qua di pezzi forti. No, no, il pezzo forte non è. Già solo quel Beta Slug lì è un pezzo non forte di più. Ah, firmato! Ah, ok. Stavo dicendo, no, è Samurai. Che ha di speciale? Da un certo Shinkiro. Come dicevamo prima, gli artwork sono veramente proprio belli. Poi l'ultima domanda che ti volevo fare è, giusto così, fresca, cosa ne pensi dei giochi attuali SNK, tipo l'ultimo Samurai Shodown, cosa ne pensi di KOF 15, se ti piace l'andamento che sta avendo adesso SNK rispetto al passato? SNK, per certi versi, l'andamento mi piace molto perché fanno questo marketing molto forte con un sacco di gadget, gadgetistica sul loro sito è infinita, quindi stampe, stampe, ristampe, modellini, pupazzetti, portachiavi, queste cose qua, se uno va a prendere i loro vecchi magazine tipo Neo Geo Freak, ma anche Gamest, le riviste di settore giapponesi, loro lo hanno sempre fatto, quindi questa cosa qua è molto fedele a se stessa e mi piace. Samurai Spirits mi è piaciuto moltissimo, devo dire, è un gioco mi ha divertito e mi diverte, e invece sono molto amareggiato per KOF 15, che è una specie di reskin del 14 che c'è già schifo. Questa risposta qua un po' me l'aspettavo, ma penso che sia un po' l'idea generale. Fare lì, quello che sento molto spesso dire di KOF 15 è 14 reskin. Sì, almeno da quello che pare adesso il gioco non è ancora uscito. No, non penso capiteranno miracoli all'ultimo. I fondali fanno schifo, però i personaggi sono più carini, alcuni sono più riusciti, altri meno, però quando vedi le proporzioni dei personaggi, li metti accanto alle 14, vedi proprio che lo scheletro è lo stesso. Sai invece a me perché mi ha tecnicamente deluso, ancora non l'avevo giocato, quindi magari da giocare sarà una figata, però mi ha deluso un sacco visivamente, perché quando è uscito Samurai Shodown era bello, fatto bene, belle animazioni, rispettava il vecchio, carichi di e sembra roba. Che qua invece nel 15 abbiano fatto un passetto indietro. Ci sono due direttori diversi, un arabo ha comprato il 33% della società, ma ha solo messo i soldi di parte. Cosa c'è di notizia positiva? Che dal 1 agosto, quindi dall'altro ieri, sì, è cambiato il presidente, che prima era cinese, il presidente della SNK cinese, e ora è diventato presidente quello che fino a poco fa era l'ex presidente della SIGA e prima ancora della Tecmo Koei. Ma chi è? Mi sfugge in questo momento, dovremmo guardare. Quindi, è stato il produttore, per intenderci, questo signore è stato il produttore di Grand Blue Fantasy, il produttore di. Ah, ok. E il Yakuza, il Kiwami 1 e 2, il 5 sono buoni. Ho capito che non è l'ultimo questo signore, ecco, quindi dovrebbe portare un po' di qualità alle produzioni. Però spero che lo faccia già da adesso. Però più che altro questo qua che è abituato a questi titoli che sono abbastanza importanti, perché si è entrato il 1 agosto, ha visto KOF 15. Sì, ha detto ragazzi, qui c'è qualcosa che non va. Poi proseguendo più in qua, c'è un bel gachapon Neo Mini. Sì, quello è bellissimo, molto piccolo. È un gachapon. Questo me lo ricordo al Tokyo Game Show 2017, costava tantissimo, sì. 50.000 yen, volevo 69. Prenderlo. 69, mi ricordavo male. La più spedizione diventava quasi 1000. E c'era un adesivo sopra. Sì, era quello che non mi era piaciuto l'ho visto al Tokyo Game Show. Però sai cos'è? Questa affare qua in realtà è bella, secondo me, perché non è fatta da SNK come una riproduzione di quella degli anni 90, ma è fatta da un'azienda che è omonima di quella che fanno il materiale arcade, cioè Sanwa,
e sono gli stessi della che... sangue. Sì, ma non c'entra niente, è un'omonimia. E continua, cioè, se tu hai un ristorante in Giappone, vuoi mettere fuori la tua cosa, te la fanno sempre loro, cioè sono sempre gli stessi produttori storici, è una vera insegna da negozio. E poi qua i tuoi due gioiellini, un bel Neo 29 e un SC19, fantastici, veramente bellissimi questi cabinati. Poi qui c'è un bel po' di PlayStation 2, sì, ovviamente PlayStation come 2, vedo Neo Geo e SNK. Sì, sono messi apposta a parte, i giochi. A parte qualche, diciamo, intruso, per così dire. Qui si passa al nuovo, quindi. Qua sì, nuovissimo, perché qua questi sono tutti PlayStation 4, le due. Ci sono 500 giochi di PlayStation. Mi piace anche molto l'import su PlayStation 4, vedo. Sì, ne ho diversi. Di giochi in giapponese? Sì, per tanto poi hanno quasi. Sì, spesso hanno la lingua. Questa poi mi dici dove l'hai presa, te la voglio anch'io. PlayStation 5, Switch, ovviamente. Play Asia, quindi sei un consumatore assiduo di Play Asia. No, no, l'hai comprato una volta e hai messo lì la destra. Facciamo 5 volte. E poi qua ci sono i tuoi barra anime, barra film, sì, barra Blu-ray. Anime, Blu-ray, film vari, eventuali. Tartarughe Ninja, per quelli della nostra leva, non mancano mai. No. Poi l'ultima domanda che ti voglio fare è il tuo gioco preferito in assoluto. So che è una domanda difficilissima, no, perché io non riesco a rispondere, i miei utenti lo sanno. Prova a vedere se riesci a rispondere tu. Io ti posso rispondere con tranche di passato a questa domanda. Per dire, se mi chiedi oggi cosa giochi tantissimo. Ad oggi, qual è il tuo gioco preferito? Che adesso io è da giugno. Di sempre. Io di sempre non so, però ti posso dire che da giugno dell'anno scorso sto giocando come un disperato a Nioh 2. Un action strepitoso, va capito, va, è un gioco difficile, quindi molto. Non ci metto neanche. Facciamo una partita. va veramente spolpato molto per essere. E di vecchio riesci più o meno a trovare qualcosa di simile? Prima di Nioh 2 ti avrei detto i Ninja Gaiden 1 e 2, quelli usciti per Xbox originariamente, okay. Di cui il primo era in sviluppo in realtà per Dreamcast. Sì, era inteso il tuo titolo del cuore, come sai io adoro titolo del cuore, House of the Dead, per dirti, certo, lo sai, quello è il mio titolo del cuore. Ma guarda, io ti dico, se c'è o non c'è. No, c'è assolutamente, però. Però mi curiosi, per esempio, mi piacciono molto i picchiaduro. E quindi ti direi un King of Fighters, che può essere il 95. Bravo, il 95 era il 95, piace moltissimo. Ma io l'avevo su PlayStation, non l'avevo su Game Gear. Io ce l'ho su Game Gear. Io su PlayStation. Nel 95 avevo PAL a 50 Hz. No. Ma l'ho giocato da far schifo. Ma se è di Dragon Ball. Ma cagare. Ma sai cosa? Anche, ma sai cosa sono le sale? Sono gli rodovetri. Cioè quelli quadrati piccoli? No, sono grossi così, sono trasparenti, sono le tavole che usavano, che scorrevano per fare i cartoni animati. Ah, ok, quelli trasparenti. Sì. Ah, poi c'è anche i fondali. I frame? Frame. Ah, li hai? Wow, figata. Tipo 500. La madonna, ma di cosa? Di tutto, immagino. Sono carine perché non è che si vedono tanto. Queste sono tutte tavole originali. Wow. Queste, vedi, sono tutte tavole di produzione. Wow, fantastiche. Devilman. Sì. Questi sono i frame, quindi, come mi dicevi prima, no? Sono, di animazione. Questi sono quelli con cui veniamo. Andiamo di là, se vuoi. Ma i soli singoli è anche l'animazione completa, come vedo. Tipo questo qua è un'animazione completa. Questa è un'animazione completa. Sì. Bello. Wow, no. Madonna, io vado matto per Dragon. Ma che belli che sono. Bello che sono belli. Ma sono bellissimi. Ti giuro che non li ho mai visti dal loro vivo. Perché loro stampavano. E loro facevano in carta prima, così. Questo veniva stampato sul fronte, nero. E poi li coloravano a vari strati dietro. Ma dai, guardate se li giri questi. No, questi sono tutti neri, ma questo forse si vede, vedi? Ah! Venivano colorati da dietro. Fantastico! Non li avevo mai visti. Sì. Ah, li colorano al contrario. Questo vabbè, me li hanno regalati, non so. Ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Grazie Frank per avermi invitato qui. La tua fantastica collezione è veramente bellissima. Frank non lo trovate su YouTube, però vi lascio un link qui sotto in descrizione per il gruppo Facebook Neo Geo Club Italy, dove lui è il boss, quindi comportatevi bene. Se no vi vanno, perché ho questa nomea. Ragazzi, è tutto, ci vediamo al prossimo ciao, video. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.